Ragazzi, sedetevi comodi, popcorn. Oggi vi portiamo insieme a noi in una giornata alla Ciotat. La Ciotat si chiama, che è una spiaggia tra le più belle qui in costa, super wild, selvaggia, quindi come piace a noi. Adesso andiamo a vedere com'è. Io dormito qua col materassino. Tizi. Ragazzi, siamo arrivati alla Ciotat. Tiziano l'ho perso, sta cercando uno zainetto piccolo giornaliero, perché quando facciamo le escursioni durante il giorno gli zaini, quelli pesanti, li lasciamo a casa e ci spostiamo con gli zainetti, solo che Tizi non ce l'ha. Qui mi sembra abbiano solo arredamento per la casa, quindi adesso andiamo a fare la spesa, andiamo a prendere qualcosa da mangiare. Oh, scemo pagliaccio. Quella, ragazzi, cos'è? Ho trovato questo. Cos'è? Bruschetta. Valentino. Valentino. Dopo ci spostiamo in spiaggia e andiamo a fare snorkeling. Ci mancano anche gli occhialini, tra l'altro. Io li ho trovati per terra, è la mia solita fortuna. Sono una barzelletta, li ho trovati per terra. Ma è la verità. Si sta spezzando la baguette. Guardate un po' dove siamo. Spettacolare, ragazzi. Adesso andiamo a farci un bagnetto e vediamo che cosa ci regala questa spiaggia. Andiamo. Ora si è sciolto il formaggio. Basta. Attenzione, Paolo, è pronto? Couvert Royal Boucher du Rhône. Pacca. È un vino della regione, compa. L'acqua magica, ragazzi. Ragazzi, chiudi il vlog, è finito oggi. Un'altra cucina qua. Stiamo lasciando questo paradiso. Che sporca. Dopo che si va in spiaggia bisogna sempre buttare via la spazzatura. Ragazzi, dopo essere stati alla Ciotat, siamo in questo posto spettacolare. Vi mettiamo il link in descrizione, perché non so come si chiami, però è un posto che assolutamente dovete salvarvi nella mappa. Merita una visita perché la vista è incredibile. Questa è sostanzialmente una piccola cappella, è costruita sopra questa collinetta qua. Noi prima eravamo laggiù a fare il bagno e adesso stiamo facendo questo sentiero qua sotto che ci porterà su, che si vede tutto questo pezzo di costa dall'alto. Siamo altissimi qua. Non so se riuscite a vedere che posto pazzesco. È incredibile, cioè guardate che squarci. Cioè guardate che roba.
alture con delle spiaggette e deve essere veramente... Queste zone sono un po' difficili per il fatto che devi muoverti assolutamente in macchina, perché è tutta una città che si sviluppa lungo la costa o lungo la collina, come vedete. Ho visto che non ci sono neanche troppi mezzi pubblici, però non saprei darvi molte informazioni sulla Chotat. Sicuramente è un posticino molto naturalistico, poco turistico. Mi sembrava che le persone che ci fossero in spiaggia prima fossero tutti francesi, quindi siamo entrati sicuramente in un luogo un po' meno turistico del solito. Ora andiamo verso la macchina, dobbiamo andare a fare un po' di spesa per stasera e domani in teoria andiamo a Marsiglia, cerchiamo di capire cosa facciamo stasera. Vamos. Oh, ragazzi, Tiziano è troppo carico perché sta andando a dronare. Ogni volta che lui deve andare a dronare è sempre carico, anche perché qua c'è un po' la luce anche spettacolare secondo me, e guardate dove siamo. People, look at this. Una casa abbandonata. Io vorrei conoscere i pazzi che hanno abbandonato la casa con questa vista. Questo è tutto un parco stupendo dove si può camminare tutto intorno. Ragazzi, con i tizi siamo arrivati in un punto che è vista stupenda, non so se si può capire dalla GoPro, però è qualcosa di inspiegabile, incredibile. Adesso Tizi, come suo solito, andrà in ricognizione per noi. Oh Tizi, tutto bene? Insomma, sto impazzendo. Vogliamo il drone? No, te lo scarico. Noi siamo arrivati a casa, no, invece vi stiamo facendo uno scherzo, però vedete che io le scarico. Vedi che le ciabatte da casa. Quindi noi siamo a casa, siamo fuori dall'entrata di casa, e invece, volete vedere dove siamo? Mamma, mamma mia, come sto? Quanti metri saranno? Tizi, tuffo? Ora, di testa? C'ho le vertigini, mi sto cagando sotto, ragazzi. Però, no, devo ritornare a fare una foto. Vedete, ci sono queste strade qua che costeggiano tutta questa cresta che dà sul mare. C'è tutta la gente qua che fa le foto. Qua si suicidano. Eh? Qua si suicidano, bro. Yeah. I will... There's a lot of people in there. Yeah. Abbiamo appena scoperto che qui è un posto famoso perché le persone si suicidano, cioè si lanciano da qui. Io ho il terrore solo avvicinarmi. Figuriamoci se mi devo buttare. Mamma. Ci siamo, ragazzi. Ormai la giornata è finita, abbiamo passato un sacco di posti, un sacco di spiagge, abbiamo fatto delle riprese da paura e non vedo l'ora di vedere che cosa succederà i prossimi giorni. Però per oggi ci siamo, il posto figo lo avete, quindi direi che possiamo passare direttamente alla prossima puntata. Ciao ragazzi! Guarda che bomba, Paolo! Dove siamo capitati? Raga! Che spettacolo! Paolo, non mi stancherò mai di dirlo. Ma cavolo, ma è ancora acceso? Ma spegni questo vlog, dai!
ragazzi, siamo alla Ciotat e questo è per voi.